Le riflessioni di Giorgio Galli spaziano dalle componenti profonde e persistenti di antica memoria, riflessioni e analisi anche di elementi occulti e magici. Ma com'è possibile trovare una sintesi per contribuire al mantenimento, al miglioramento della democrazia? Con la democrazia partecipata, che dovrebbe tanto educare, formare, insegnare, quanto saper comunicare. Queste culture vanno rivisitate e esaminata una loro possibile utilizzazione proprio per distinguerne i diversi aspetti. Da un lato sostituire alla ricerca individuale del mago che tra l'altro si riteneva dotato di qualità molto personali, tra l'altro di una cultura che è trasmissibile solo attraverso elite. E dall'altro distinguere direttamente ciò che attiene all'acquisizione della conoscenza e che quindi può essere utile alla democrazia da quello che era l'aspirazione al potere che certamente non è stata utile né in passato per i maghi, gli alchimisti o gli astrologi, né per il presente. Con la formazione dello Stato moderno tra il 500 e il 700 si avviava una rivoluzione scientifica. Pensiamo a Galileo Galilei e a Copernico. E da quella rivoluzione scientifica il passo successivo era la rivoluzione politica avviata in Francia. Insegnare a trasmettere tutto ciò che c'è di positivo della tradizione illuminista alla nostra democrazia oggi in crisi, non a caso, infatti, ritorna il termine neoilluminismo. Per contribuire ai diritti politici e civili con lo spirito del nostro tempo, avverte Giorgio Galli. Questi risultati non sono acquisiti una volta per tutti, sono in crisi e occorre un rinnovamento dello spirito del nostro tempo. Bisogna anche in questo caso insegnare e trasmettere tutto quanto c'è di positivo nella tradizione illuminista, cancellando dalla stessa tradizione illuminista quanto apparteneva allo spirito del tempo di allora, lo spirito tra il 5 e il 700, per aggiungermi, come ho detto prima, quello che appartiene allo spirito del tempo di oggi, della democrazia in crisi da un lato, della possibilità di utilizzare parzialmente e dopo aver fatto tutte le necessarie distinzioni le culture alternative.